Lee, classe 1965, è un artista cinese che vive e lavora a Shanghai. Mi piace definirlo un artista in continua evoluzione, questo perché il suo linguaggio artistico dagli inizi ad ora ha seguito un processo di evoluzione, un cambiamento. Mi piace anche dire di lui un po' che è arrivato all'astrazione alla maniera di Paul Cézanne, anche se Paul Cézanne rimane il padre illegittimo e indiscusso della pittura astratta. Infatti vediamo che gli inizi appunto di Zhang Li sono delle opere che rappresentano la vita quotidiana e i gesti più semplici di ogni giorno. Questo cambia già nel 2013, come possiamo vedere con quest'opera che è stata realizzata all'interno dell'ICA Londra, dove Zhang ha avviato una nuova sperimentazione, ricostruendo interi spazi, dipingendo pareti, pavimenti, soffitti, creando appunto un'installazione immersiva. I cosiddetti space painting. Sappiamo infatti che lui è interessato moltissimo allo spazio e all'architettura, e questo riecheggia molto anche in quest'ultima opera che era presente ad Art Basel Hong Kong. The Maiden rappresenta moltissimo il linguaggio astratto che mantiene la sensazione di essere immersi nel colore nonostante Zhang ci inserisca segni e linee che diventano quasi come un esercizio calligrafico che diventa spazio. Perciò Zhang e Li ci porta a riflettere. Ci porta a riflettere sullo spazio e sul tempo-spazio che si annulla. 我觉得经历这几十年转变期，可能会触发很多真的是有很多东西，可能未来也会有你经历的是一个非常有大的变化的一个时期，或者是比较平稳的时期。它对人的感受是不同。我的绘画里面，它没有一个就是什么是抽象，什么是具象这样一个清晰的东西，啊，让它变得不清晰。 在我的脑子里，让努力让它变得非常模糊，可能这样会带来一个新的一个观看世界的一个角度。 Siamo alla volta di Matthew Day Jackson. Cosa possiamo dire di questo Matthew Day Jackson? Non mi vergogno a dire che ho iniziato a conoscere con voi Matthew Day Jackson, perché ne conoscevo il lavoro ma non mi c'ero mai soffermata davvero. Ma questi fiori, queste rappresentazioni, che cosa esprimono? Esprimono il senso di un tempo impossibile. Ed è una poesia bellissima perché lo fa con i fiori che coesistono tutti insieme, non curandosi che dovrebbero sbocciare in diversi periodi dell'anno. Matthew Day Jackson si riporta nel passato. In queste vediamo composizioni del passato che lui riecheggia nel futuro, riecheggiando a noi una memoria eterna, ma anche una tragedia del tempo che passa inesorabile, la tragedia di un tempo irreale, la tragedia moderna. Vi aspetto alla prossima puntata con Lucio Fontana e i pionieri della videoarte. Ciao!